proprio lì dove l'avevamo lasciata. Sempre fedele allo Stato, mai tradito lo Stato. E anche al suo bugigattolo. Bugigattolo, signorina no. Serena, un bellissimo ufficio. Bellissimo ufficio. Bellissimo ufficio. È sempre lo stesso. Sempre aperto. Dalle 8 alle 8. Che non vuol dire dalle 8 alle 20. Io non ho detto dalle 8 alle 20. Io ho detto dalle 8 alle 8. E che orario è? Con il ottimo. Ecco. Allora, che bello. Praticamente non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Per questo ho modernizzato la tinta, signorina Serena, non so se l'hanno dato. Sì, l'hanno notato anche fino alle ultime file, molto bello. Ho scelto un colore naturale, rosa vinicottero. Cara signorina Maroccheroni, le sta benissimo. Grazie. Senta, piuttosto io volevo chiedere, no? Come mai non è ancora in pensione dopo tutto questo tempo? Voglio dire, non ha raggiunto la famosa quota 100? Sono arrivata a 105. E ho sballato! Ah, camise! Come a 7 e mezzo! No, come al gioco dell'oca! Mi è toccato ripartire dal via! Mo devo versare come minimo altri 38 anni dei contributi! Ma poveraccia, mi dispiace! Poveraccia! Poveraccia! Sì. Noi l'abbiamo lasciata con la crisi della lira e oggi siamo in un'altra crisi economica. Mi faccia una domanda a piacere, signorina Serena, mi chieda, ma com'è? Com'è questa crisi economica? Signorina, ma com'è questa crisi economica? Questa è definitiva, siamo nel tunnel. Scusi, però non si vede neanche una luce in fondo al tunnel. Sì, mi è aumentata del 120%. Però scusi, e dopo il tunnel che c'è? La troica! No! La troica! No. La troica fa paura, non la troica! No. La troica! La troica! No! Senta, non mi... La troica! Non mi dica che, come diceva, che facciamo la fine della Grecia, la prego! Magari, vi piacerebbe. Quelli adesso stanno in pieno boom economico. Pensi, signorina Serena, sono talmente ricchi in Grecia in questo momento che dalle fontane mica gli esce l'acqua, gli esce l'uzzo! Beati loro! Beati loro, veramente! Beati loro, dai, Atene in confronto a Roma pare Monte Carlo e Salonico in confronto a Milano pare Dubai! Vabbè, mi sembra... Senta, però, una cosa le volevo chiedere, no? Guardi che il governo però sta facendo delle cose, cose. Che cosa? Cose. Che cosa? Che cosa sta facendo delle cose? Il reddito di cittadinanza. Mi faccia una domanda a piacere, signorina Serena. Mi chieda, ma come mai così tanti italiani sono contrari al reddito di cittadinanza? Come mai? Ma io manco lo sapevo. Come mai? Perché vorrebbero direttamente un'altra cittadinanza. No, a me vengono qua e mi dicono, ma mo devo via per forza sto reddito. Non posso avere solo un'altra cittadinanza. Ma scusi, ma come? Ma non vogliono i soldi? No, vogliono espatriare. No, vabbè. Però vogliono espatriare. Sì, però questo governo è troppo criticato, perché ci sta provando a fare pure delle cose giuste. Che cosa? Che cosa? Per esempio, la pace fiscale? Non si chiama così, signorina Serena, si sbaglia anche lei, si chiama reincarnazione fiscale. Non l'avevo letto. Cos'è la reincarnazione fiscale? Praticamente, se tu non ce la fai a pagare le tasse adesso, lo Stato che è buono, poveraccio, ti viene incontro e ti dice se non le puoi pagare adesso, non ti preoccupare, le pagherai nella prossima vita. Ma scusi, ma come si fa? Lo Stato è mistico, crede nella reincarnazione. Ho capito, scusi. No, un momento. No, scusi. Ma chi l'ha già pagata che ha già tirato fuori i soldi? Ah, che c'entra? Quello Stato i soldi che erita. Ah, ma quando? Nella prossima vita. Signorina Maroccheroni. Datemi retta, convertitevi all'induismo, mangiatevi la curcuma, fatevi il bagno nel Gange, praticate ferocemente il Kama Sutra, idolatrate Hare Krishna. No. Mamma mia. Signorina Maroccheroni. Ma chi si salva allora? Chi ci ha avuto l'occhio lungo e ha saputo investire. In titoli italiani? No.
Tedeschi? E che cosa allora, scusi? Nell'unica moneta, l'unica signorina che non si è mai svalutata e solo lievitata sempre. Immagino che sia la pizza de fango del Camerun. Ma io pensavo che fosse... Che cosa sta dicendo, signorina Serena? Che sta dicendo? Ma lo sa lei a quanto sta oggi la pizza de fango del Camerun? Quanto vale? Due Ronaldo e mezzo certi giorni. Con tutti gli altri cosa resta? Il baratro. Ma è una gioia. Vai! La signorina Vaccarò!